Oggi facciamo gli acquerelli. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi facciamo insieme gli acquerelli. Dopo avervi parlato dell'acquerello come tecnica in lungo e in largo nel video precedente, ve lo lascio nel box informazioni qualora non lo aveste visto, è giunto il momento di imparare a fare insieme degli acquerelli bellissimi, funzionali e di grande, grande qualità. E allora, pollice in su, condivisione e spostiamoci sul piano da lavoro per andare a creare insieme i nostri acquerelli personalizzati. Oggi vi farò vedere quanto semplice sia crearci i nostri acquerelli homemade, a casa nostra. Per fare i nostri acquerelli ci occorre dell'acqua distillata, del pigmento, lo trovate in tutti i negozi di belle arti e in moltissime ferramenta, della gomma arabica, si presenta così e la vendono già pronta e disciolta, se no è venduta in polvere e poi va disciolta, ma meglio comprarla così, e un conservante, io ho scelto la nipaggina, anche questo venduto in tutti i negozi di belle arti. Tutti questi materiali ovviamente li trovate nei negozi per belle arti. Poi degli stuzzicadenti, un cucchiaino e una cassettina in cui alloggiare i vari colori dei nostri acquerelli. Allora, cominciamo subito. Ci vuole pari quantità di acqua, gomma arabica e pigmento e una micropunta di nipaggina. Mettiamo prima l'acqua. 2 cucchiai di acqua, 2 cucchiai rasi di pigmento. L'acqua servirà per far disciogliere il pigmento, ovviamente. Misceliamo bene il tutto con l'ausilio degli stuzzicadenti. Adesso uniamo una micropunta di nipaggina. Guardate quanta ne metto, proprio una micropunta. E misceliamo. Il conservante farà sì che i nostri colori durino nel tempo e non marciscano o non vadano incontro a un deperimento veloce. Ultimo ingrediente, ma non per importanza, 2 cucchiaini di gomma arabica. Questo ingrediente servirà per far unire i pigmenti tra di loro una volta che l'acqua sarà evaporata e far rimanere il nostro acquerello come una pasticca all'interno della nostra scatolina. Avremo così una mattonellina di colore che si solubilizzerà con il passaggio del pennello bagnato e diventerà appunto il nostro acquerello. Il vostro acquerello così nello stato liquido è pronto per essere usato, come se fosse la pozzangherina che solitamente vi fate con acquerello solido miscelandola ad acqua. Con il tempo questa bella pozzanghera di colore, già così com'è utilizzabile, si trasformerà dallo stato liquido allo stato via via sempre più solido, perché l'addensante che abbiamo messo farà sì che le polveri si uniranno tra di loro e l'acqua, evaporando giorno dopo giorno, lascerà lo stato di polveri e addensante. Quindi, per andare a colorare con i vostri acquerelli, dovrete bagnare il pannello, passarlo sulla pasticca ormai solida e, come sempre, farvi la pozzangherina sulla vostra tavolozza. Adesso guardiamo insieme come dipingono questi acquerelli, perché sì, abbiamo parlato, vi ho fatto vedere come si fanno, ma vediamo la resa. Guardate che bel colore, naturalmente in purezza, anche questi possono essere diluiti e poi se vogliamo un colore ancora più chiaro possiamo con la nostra acqua diluire fino alla tonalità che vogliamo raggiungere. Guardate quanto è bello e vibrante, esattamente come gli acquerelli acquistati, e vi posso assicurare che dopo l'asciugatura la resa sarà la medesima. Quindi sbizzarrite la vostra creatività, sperimentate con i colori, createveli da soli. Buon divertimento e noi ci rivediamo per il prossimo capitolo. Ciao! Visto che è semplice fare gli acquerelli, in realtà un video simile l'avevo già fatto su questo canale, ma è un video molto vecchio, ha più di 10 anni, e quindi mi sembrava il caso rinverdire un po' la tecnica di fabbricazione degli acquerelli. Io sono molto orgogliosa delle mie ricette perché sono ricette vincenti, sono ricette che funzionano e che danno vita a prodotti competitivi con quelli industriali. Cosa significa? Che
comprando dei pigmenti e qualche legante, possiamo creare insieme una serie infinita di colori e vi lascio la playlist di come fare i colori qui giù nell'info box. Lì troverete moltissimi colori da realizzare con pigmenti e pochi altri leganti. Fare i colori da sé è importante, specialmente gli acquerelli, perché riusciamo a decidere la potenza del nostro colore, la carica di pigmento, la carica di legante, la lucentezza, a seconda che ne mettiamo di meno o più, la riuscita, la tonalità che sia soltanto nostra. Potremmo decidere di inserire sempre un fondo di un tipo di pigmento per dare a tutto un tono molto simile senza scervellarci su come rendere il tutto omogeneo. Insomma, basta studiare un po' su questa ricetta base per creare i nostri acquerelli preferiti, e poi ci pensate, in qualunque momento abbiamo voglia di acquerello senza avere per forza una palette costosa con noi, possiamo creare in 448 l'occorrente che ci serve per acquerellare la nostra creatività. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, mi raccomando, e noi troviamoci sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!